effetto è veritiero. Da un lato dipende per collegatamente alla necessità di rinforzare l'organico dell'ASA, cui stiamo comunque mettendo mano con il trasferimento e avviando alla stabilizzazione taluni cosmarini che in punto di volontarietà hanno accettato di passare all'ASA. E ieri mattina abbiamo avuto un incontro con il consiglio di amministrazione, con me e col direttore generale, al fine di definire il passaggio di 10 unità. E questo consentirà quindi di avere qualche unità più per lo spazzamento e altro qualcuno sui mezzi. Per quanto attiene il ciclo dei rifiuti dei conferimenti, per esempio questa mattina si registra un ulteriore ritardo di conferimento giù al CDR per una questione di carattere sindacale. Ci sono state delle riunioni, tutto su un piano di legittimità, però questo va da sé che fa allungare le code, i tempi di conferimento, i mezzi e i combattitori non riescono a fare quello che è il giro che ordinariamente fanno nell'ambito della città e dei comuni vicignori, e quindi questo fa allungare dei tempi di raccolta. Non appena si stabilizza questo per l'indifferenziato, il conferimento nell'ambito del CDR, si provvederà di nuovo quindi a ripristinare le condizioni ordinarie. Per l'umido invece sta funzionando tutto bene con la trasferenza che abbiamo su a Breccella e con il nuovo contratto che abbiamo in qualche modo definito qualche giorno or sono, viene ritirato e parte ordinariamente senza rilievi di sorta. Ecco, Si tenga Presidente. presente anche per notizie di coloro che ci sentono, per l'umido.